È stato il primo italiano a conseguire il titolo di International Master of Memory. Detiene il Guinness World Record per il maggior numero di carte da gioco memorizzate in apnea. Matteo Salvo è un fenomeno della memoria. Imprese da funambolo della mente che il più celebre mnemonista italiano ha compiuto con un obiettivo preciso, dimostrare che la memoria si può allenare, che è una qualità da sviluppare per poter affrontare meglio la vita di tutti i giorni. Lui lo ha capito durante l'università di ingegneria. In 3 anni aveva sostenuto solo 7 esami e non perché si impegnasse troppo poco. E io avevo un approccio che è assolutamente anti-apprendimento. Aprivo il libro e iniziavo dal primo capitolo a fare una lettura molto approfondita, cercando di interiorizzare quei concetti senza avere una visione d'insieme, senza aver interiorizzato bene l'indice. E questo ovviamente dilatava i tempi di apprendimento. Da lì dopo è nata, sai, dalla frustrazione tante volte nascono grandi cambiamenti. Oggi le tecniche di memorizzazione e apprendimento che ha prima imparato e poi sviluppato le insegna agli altri. La memoria prodigiosa è più una questione di metodo che una qualità innata. Quello che insegno non sono le tecniche per fare quelle cose da funambolo della mente che si fanno nei campionati, ma strategie per poter apprendere. Ci sono professionisti, adulti, manager, ti sto parlando del mondo delle aziende. Durante l'estate facciamo dei campus per bambini, perché dalle aziende mi chiedevano: ma per i figli fai qualcosa? E dopo privati, corsi aperti a tutti. E molto eterogenei, ci può essere lo studente, il professionista, l'avvocato, il medico che ha voglia di imparare e quindi viene privatamente ad un corso. Sono lontani i tempi in cui per dimostrare i risultati del suo metodo e dell'allenamento era lui stesso a misurarsi con imprese di memoria all'apparenza al limite dell'impossibile. Gli chiediamo una prova pratica e la ribalta su di noi. In 2 minuti ci fa memorizzare la lista della spesa, quella che la maggior parte delle persone tiene in mano e legge più e più volte mentre gira per le corsie del supermercato. Uova, okay. Yogurt, okay. Lievito per dolce, farina di mandorla, pasta filo, carta per la stampante e una spugna. Fantastico. Allora, iniziamo. La strategia qual è? Quella di prendere un percorso che tu conosci molto bene. Adesso io non conosco i tuoi percorsi, però ci troviamo qui, prendiamo alcuni punti lungo un piccolo tratto, tanto ce ne bastano 7. Possiamo prendere come primo punto questo. Le uova. Ok, immagina qui al posto di queste bacche delle uova, che devi fare attenzione, quindi il Lauro fa le uova. Poi lo yogurt. Ecco qui il rosmarino invece, vediamo, lo yogurt qui che lo bagniamo con lo yogurt, oppure il rosmarino che ha il sapore di yogurt o lo yogurt al rosmarino. Lievito per dolce? Lievito per dolci. Passiamo alla lavanda e qui immaginiamo la lavanda che fa i dolci. La farina di mandorle? La mettiamo sulla panchina. E quindi lì sopra mettiamo tutta la farina di mandorle. Qui più coinvolgiamo i sensi, più diventa semplice. La pasta filo. Che non so cosa sia. È una pasta molto 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 sottile. Okay. Quella degli involtini primavera. Perfetto. Qui sulla mimosa andiamo a mettere questa pasta. Io che non so, non sapevo che cosa fosse, avrei immaginato la pasta che faceva un filo, però questo filo era grande, quindi un fillo. La carta per la stampante? Carta per la stampante, qui andiamo dal ciliegio e immagino che al posto delle ciliegie escano fogli. E dico: no, cavolo, guarda quest'anno cosa hai fatto. E vedo tutti i fogli con tutti i documenti. L'ultimissima cosa, la spugna. La spugna. E qui andiamo dal pruno e mettiamo qui delle spugne. Quindi immagino di pulire tutte le prugne con una spugna perché sono impolverate e così via. Quindi partiamo dal primo punto. C'era il Lauro. Le uova. Le uova. Poi sul rosmarino. Lo yogurt. Lo yogurt. Poi sulla lavanda. Lievito per dolci. Fantastico. Sulla panchina. La farina di mandorle. Qui. La pasta filo. Sì. Poi avevamo qui il ciliegio. Cosa faceva? La carta della stampante, perché gli uscivano i fogli di carta. Sì. E poi? La spugna. Fantastico. È solo metodo. Solo metodo e allenamento.